questo dipinto di genere espressionista di Lorenzo Colussi mi colpì subito l'immaginazione per questa figura delineata vigorosamente con i toni del rosso, con l'aggiunta di viola, e che sfuma poi quasi delicatamente in un azzurro blu. Per qualche motivo mi suggerì l'idea di un marinaio al tempo dei vascelli a vela che poteva trovarsi, che so, sulla coperta in un momento di quiete o in una notte nebbiosa oppure in un'alba nebbiosa mentre sta meditando sul proprio presente e sul proprio passato, o anche invece come una sorta di visione, di allucinazione che può apparire proprio dalle onde del mare, a volte nella nebbia, a un altro marinaio che magari guarda fantasticando sempre dalla coperta di una nave. Non so per quale motivo, c'è anche un che forse macabro magari in questa immagine, forse macabro eccessivo, ma comunque forse può rendere anche l'idea. Ad ogni modo sentirete in che modo ho reso la suggestione. Appartato ed avvolto nella nebbia, fiutare l'aria, compensare il rondio, assorto di evocare le traversate in acque tropicali, acque glaciali, le tempeste ululanti e le sbandate, le genti avverse, le genti ospitali, e sentir con orgoglio che la sorte di scorrazzar nei mari navigando l'ha reso ben più ricco d'esperienza delle cose del mondo che non quella di chi è attaccata al proprio campicello, quasi come il relitto d'un vascello è incastrato nei denti di uno scotto.